tempi antichi l'uomo con lo ha sempre cercato di prevedere il tempo. Con il progredire della scienza, gli strumenti a disposizione si affinarono, ma i risultati rimasero più o meno gli stessi. Oggi, con satelliti e sofisticate tecnologie, si continua come nel passato ad affidarsi. Resta il fatto che, nonostante le previsioni, il tempo ha forti influenze sulla vita e sulla psiche dell'uomo. O no? Scommetto che in America tra due giorni è Natale. Cari signori del pomeriggio, ci troviamo ancora qui come stesso per le previsioni del tempo per la giornata di domani. Io sono il capitano Budoi dell'Aeronautica Militare Italiana, l'ufficiale meteorologo. Anche, devo dirvi, che io non volevo fare il meteorologo, io volevo fare l'ufficiale pilota, l'aereo, l'F-104, il sogno dei miei sogni. Solo che purtroppo ho il mal d'aereo, non posso pilotare nessun tipo d'aereo, solo a guardarlo mi viene a vomitare. Perciò sono stato costretto a fare ufficiale meteorologo. Comunque, torniamo al nostro vero lavoro. Ci colleghiamo subito così con la signora Ginetta nel Veneto. Le nostre membra! Non ho da cura del fatica, le nostre membra! Signora Ginetta? Qui l'Aeronautica Militare Italiana. Televisione, poteva avvertire, eh? Ma noi l'avevamo avvertita ieri! No, mia sorella, no, non mi... perché mia sorella mi ha detto, guarda che viene quelli della televisione, fa i primi del tempo e fa tipo che mi sto male, ma mi pensavo fosse un scherzo, perché noi altri in famiglia scherziamo sempre, no? E pensavo, no, no, scherza! Bene, è vero, orco cane, perché mi trovavo vestita così, ma quando che mi penso la domenica so anche una bella figlia mia, una bella figlia. Va bene, signora Ginetta! Nonna, saluto mia nonna, saluto mia nonna! Ciao nonna, guarda su in televisione come Marta Flavi, chissà che non trovo anche a me. Signora, questa è una trasmissione, signora, è una trasmissione scientifica. Sì, mi dica. Noi vorremmo sapere le previsioni del tempo, non la sua futura situazione matrimoniale. Il tempo di sposarsi e farmi, il tempo di sposarsi e tutte le mie amiche si sono sposate tutte. E mi sono rimasto solo che mie, non è mia giusto, e mi basteria poco, anche un stesso di Maria, anche un comano, un po', insomma. Mi è contento proprio di niente. Io qui rappresento l'istituzione, non è un'agenzia matrimoniale, signora. Ma io sposalo. Che c'entra questo? Non si sa mai, da roba nasce roba, no? Come dice i grandi, da una roba nasce una roba, magari si facevo simpatia, sì. Veramente io non sono sposato, però forse è meglio che ci parli delle previsioni del tempo. Domani che tempo farà in Veneto? Farmi, le è sempre tempo di sposarsi, farmi, sì, sempre tempo di sposarsi. Signora Ginetta. Anche se piove, la nebbia, il sole, è sempre tempo di sposarsi, farmi. Va bene, signora Ginetta, va bene, va bene. Poco, un strassin di Maria. Va bene. Ciao nonna. Ci mandi la partecipazione, signora, quando si sposi. Io mamma, vieni qua che è la televisione. Signora Ginetta, grazie. Io mi potevo avvertire, però, insomma, sono anche a bella figlia vestita bene. Con Milano questa volta, ma la prossima volta che mi spendi più di 1,5 miliardi, guarda, non so cosa faccio, mi arrabbio veramente. Poi i marchi tedeschi devi capire.
pagare, capito? Signor Pochille? Sì, un momento di collegamento, in marchio tedesco, capito? Sono il capitano Budoglio dell'aeronautica militare, siamo qui per le previsioni del tempo. Cosa ci dice su Milano? Milano il tempo è un disastro, guardi, c'è una nebbia che anche stamattina sono uscita di casa, non ho visto lo scalino, non ho visto la macchina. Poi quando l'ho visto sono montata su, non ho visto più la curva, non ho visto neanche il grattacielo Pirelli e non ho visto neanche mio marito. Come? Anche suo marito è scomparso nella nebbia? Non lo vedo da 3 anni, è scappato con la segretaria, quel Pirma. E perché è un Pirma suo marito? Ma guardi, non vorrei dire, ma perché un po' somiglia anche a lei, proprio un crapa verada come lei. Infatti anche a lui gli cantavo la canzone crapa verada fai turtei nella minga sui fratelli. Hai capito? Era proprio un pirla come te. Grazie signora, grazie signora Pochille. Di niente, hai fatto i turtei, crapa verada. Grazie ancora. Prego. La nostra osservatrice privilegiata, Lucia, qualcosa dalla Toscana. Com'è il tempo in Toscana, signora? Ma veramente io ho guardato, no? E sono stato anche abbastanza di tempo, sia a guardare il tempo, però secondo me piove, però non è detto che sia nuvoloso, che venga il sole, o la grandine o la neve. Per sicurezza ve lo dico domani. Non ce lo domani sappiamo sicuramente che tempo fa. Non ce lo potrebbe dire subito. Il nostro scopo è saperlo subito, già da oggi, il tempo di domani. Non può fare uno sforzo. L'ho detto, può darsi che piova, può darsi che ci sia il sole, le nuvole, è mica una cosa facile guardare il tempo, poi dire il tempo fa con certezza. Domani abbiamo la certezza. Signora Lucia Fanzutti, grazie. Sì. Signora Lucia Fanzutti, grazie. Vabbè. Il collegamento dell'aeronautica militare. Sono sempre tanto, vuole sapere felice del tempo. Non lo so che tempo fa, non lo so. Ogni volta mi fate dire una cosa, poi non è mai quella. Io vivo una frustrazione continua. Ieri ho detto domani sta il sole è venuta la pioggia che è qua a fare il mondo qua. Non lo so che tempo fa, non lo so, non lo voglio fare più questo lavoro, non lo voglio fare più io. Perché mi sento la frustrazione, mi sento. E poi con questo sacchetto in testa, insomma non lo voglio fare più. E vuole sapere che tempo fa? Andate alla Mega, sta la Mega qua, la Mega di Monopoli. Qua mi dice, qua è quello che sa di più di me. Mannaggia, non lo so, non lo so. Signora Filomena, signora Filomena, almeno per l'ultima volta, ce lo dica. Ma guarda, poi questo fatto che uno deve sapere oggi che tempo domani. Ma perché uno si deve rovinare il fegato? Mostra la pioggia, godiamoci questa cazzo di pioggia. Godiamoci la pioggia che ci fa bene ai cambi. E ci godiamo la pioggia. E basta. E domani se viene il sole ci godiamo il sole. Quel che vuole Dio. E così bisogna fare. No? Signora Filomena, non lavorerà mai più per noi allora. No, non voglio lavorare più, non hai capito. Questa è una frustrazione. Io ho carpe diem. Prendi quella. Il tempo domani, dove che tempo fa, cosa mi importa a me? Mostra la pioggia, mi godo la pioggia. Non voglio il sole, mi godo il sole, cosa mi importa a me? Non voglio più, guarda, non voglio più lavorare. Signora Filomena, la ringraziamo per tutti questi anni di collaborazione. La mega Monopoli, intanto la mega. Addio, signora Filomena. La mega. Addio. Una cosa fissa con tutti. Signora Crocifissa Fanzutti, sono il capitano Budoia. Sì. Ci risulta che a Napoli c'è un bel sole, un gran bel sole. Ma quale sole, quale bel tempo, qua piove, e io ne risento perché io tengo tabacchino, eh? E quando piove nessuno viene a comprare sigarette, questo non è giusto, anzi è un'ingiustizia sociale, perché io tengo 12 figli, più grande a 7 anni, e se nessuno mi viene a comprare sigarette, come la già fa? Ma meglio così, perché se uno viene a comprare sigarette la gente non si ammala perché il fumo fa male. Sigarette fa buono, questo vi dovete mettere in testa, la sigaretta fa buono. Non ne ho vero quelle che dicono i reclam, le cose, la sigaretta fa male. Io scoppio di salute, ho sempre fumato, i miei compagni di scuola che non fumavano nessuno, sono morti tutto quando. E come sono morti i suoi compagni di scuola? In un incidente, stavano andando col pullman a una manifestazione antifumo e sono caduti nella scarpa. Ah, bene signora Crocifisso, la ringraziamo per il collegamento, allora lei ci ribadisce che a Napoli non c'è il sole.
Non c'è un sole, piove, piove. La sigaretta fa buon, ricorda che io tengo tabacchina. Signora Crocifissa, la ringraziamo, complimenti per sua sorella anche. Sigaretta fa buon, no. Questo vi dovete mettere. Grazie signora Crocifissa. Arrivederci. Momento forse il più importante. Da Pordenone abbiamo Laura. Signora Laura? Ma dov'è, in cantina? Ma che stava facendo? Io già sei tonitano. Dai, ci dica veloci, che tempo farebbe domani a Pordenone? Ma intanto voglio precisare che siamo proprio a Pordenone, Pordenone centro, perché i tanti che dice che c'è del Pordenone, poi mi scopro che c'è dell'orai piccolo, dell'orai grande, qualche dubbio si del Talponedo, sì. Boh, mi invece sono proprio del Pordenone centro. Boh, intanto. Poi go da dire che go un nervoso perché ieri pioveva e non sono potuto andare a vedere la beccia, non l'ha gattata perché pioveva. Ma tu capio, nervosone gommi, nervosone. Ma non voglio sapere il tempo di ieri, voglio sapere il tempo di domani, signora. Domani, guarda, può venire, lo so, quel che, non so, il temporale, la guerra, può venire la guerra, non mi interessa niente, mi interessava ieri, va bene? Ieri che avevo da andare a vedere la beccia, non so come andare alla beccia. Domani che veni anche alla guerra, non mi interessa niente. Va bene, signora Laura, la ringraziamo. Prego. Buonasera. Buonasera. Teleopatico o psicopatico? Teleopatico o psicopatico? Metallopatico o psicopatico. Sì o no, 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 sì o no. Ehi, io già lo so, sì, che matto diventerò. Se mai mi cercherai per dirmi che tu mi vuoi, sì o no?